presentazione va bene, molto bene. Quando inizia il programma però non facciamo i cretini così, sennò dopo da casa credono che noi siamo davvero. E dopo scattano i fenomeni. Allora, anche pronti noi due ragazzi, siamo tutti pronti, sta per partire la trasmissione. Ah, che bello. Mi raccomando, tutto pronto. Allora, vediamo se regia, vogliamo provare prima di partire con la trasmissione se il nostro pappagallo regista può funziona, sentiamo se funziona. Ciao pappagallo! Non va, è muto. Come pesce? Sì. Vabbè, lo stesso, meglio. Beh, allora, l'importante è che siamo pronti, anche oggi un po' di scarica, mi raccomando, presentiamoci. È proprio carico oggi? Insomma. Ecco. Lei faccia. Sono come il pappagallo. Faccia proprio così. Deve fare l'imitazione del camoscio. Faccia da pena. Camoscio è un'imitazione molto difficile. Provo anche se. Vediamo. Esatto. Questo è il camoscio. Non è male. Andiamo avanti. Presentiamo quelli che ci faranno compagnia quest'oggi. Vabbè, adesso prepariamo. Così quando parte la sigla siamo dentro. Ah, deve ancora partire la sigla? Non è partita. Ascolta! No, dobbiamo ancora essere dentro. Siamo dentro? Cioè vuol dire che già... Non me ne ero accorto. Signori e signori, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Italia in Musica. Ciò che avete visto fino a questo momento erano solo le prove, il dietro le quinte. Perché le seste non le abbiamo. Perché davanti ci vergogniamo molto a essere davanti alle quinte. Sì, perché le seste, lei ha mai visto una sesta? Mai. Cioè, in che senso? Non lo so. Sì, da lontano l'ho vista. Allora, buongiorno, grazie regia per questo scherzo innocente, però come tutti i giorni noi abbiamo anche la foto per la regia. E certo, che non è il pappagallo, mi raccomando, la nostra volentieri. Foto. Facciamola, 1, 2, 3. Ecco. Bene, è venuta bene siamo però. Stati carini. È stata una bella Polaroid. Oh. Allora, vediamo chi c'è con noi oggi, vediamo se c'è la nonna Arduino, chi è venuto oggi? Ma speriamo nessuno, così siamo a po'... Ecco. Oh, è serissimo. Sta pregando. Ecco, guarda. Buongiorno, guardi. Buongiorno. Ha fame? Forse. Sembra Buddha. Sì. Buddha, Naeva. Però non è il piccolo Buddha, è il grande Buddha. È un gran Buddha. Perché è serio, Arduino? Niente. Problemi familiari. L'ha lasciato sua moglie? No. L'ha lasciato sua moglie? E pensavo che mi avesse lasciato. Ah, quello è il problema. E invece? L'ha riempito? E invece no. L'ha riempito? Me la devo tenere. Vabbè. Cioè, è serio per quello? Eh sì. Dica pure la battuta che è un quarto d'ora che la prepara. È già buona. No, è proprio la verità. Sì? Sì. Ma mi spiega perché lei e sua moglie vi assomigliate così tanto? Cioè, voglio dire... Che perché viviamo nella stessa casa. Ah, ecco, perché a forza di star vicino uno contagia. No, ma perché no? Perché per Natale? Sai che non... cosa mi hanno detto? Non facciamo dei salami con che lui. Sembra il nostro Arduino. Ecco. Noi veramente un giorno sveleremo il vero nome di Arduino. Sì. Il vero nome di Arduino è Alvaro Vitali. Il vero nome della moglie è Alvara Vitali. È normale, sono praticamente... Sono parenti? Parenti, stretti. E poi abbiamo la nostra segretaria che è già al telefono! Oh, oggi... Ma sa che ci... Sente. Sente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oh, ciao. Oh, quale belle notizie ci darà oggi? Sicuramente due belle notizie già si vedono. Esatto. Esatto. Dove? Ma insomma, che belle, due belle notizie. Sì. Senta, il giornale oggi, so che lei legge i quotidiani più impegnati, sì. Il Daily News, sì, il Times. Il Post, il Times. Certo. E lei che giornale legge? Topolino. Culturali, io leggo... Devo farlo vedere. Ah, non lo so. Non farci vedere niente di particolare. Eva Tremilas. Le balle schierlacontas. Sono molto utili. Utili, certo. Utili. Bene, il numero è questo a chiamare, ma con noi oggi, cari amici, c'è un ospite. Non ci posso credere. Un ospite non veramente particolare. È venuto questa mattina. Sì, è qui stamattina c'è. Si è svegliato. Allora adesso faremo un piccolo quiz. Dovete riconoscere questo personaggio. Se lo riconoscerete riceverete la sua... Camicia. No, cassetta. Ah, cassetta. Cassetta. No, perché lui se ne vuole disfare di quella camicia, ovviamente. Riceverete la cassetta. Vediamo un attimo chi è. Ah! Eccola! Non era facile.
Regia, 1, 2, 3. Basta, non ci posso credere. Adesso andiamo subito con il primo video di oggi. Un uomo che Country ha due code. Dance. Ha due code, una davanti e una dietro. Fantastico. Che spistolata. Oh. Oh, ma l'hai visto, Fiorello? Cioè, ma l'hai visto nudo? Ma altro che Viagra. Non avrò mica bisogno del Viagra. Signorina? Io Cristo. Sì, vabbè, ho capito. No, signorina? Ma anche il mio amoroso c'è andato, però non facciamo mica tutta sta figura, eh. No, l'unica cosa che addressava erano le curve. Ma... pronto? È, signorina, mi scusi, con chi è al telefono? Sono con una telespettatrice che vi fa i complimenti per la trasmissione. Oh, come Carmozzini fa. Che uguale, uguale. Sì, adesso vengo a mangiare la pizza, sì. Ci vediamo domani. Guarda, ah, quindi... Era una telespettatrice che fa... Sì, ha detto che siete bravissimi, sì. Siete... Belli anche, spero. Bellissimi. Senta, ecco, c'è una cosa che volevo chiedere in modo che lei dopo sì. Ci guardi. Ho un amico che sogna tutte le notti che gli rubano l'auto e poi si sveglia e vede che non è vero. Il fatto è che poi la mattina va a vedere fuori se l'auto c'è. Ma è verissimo, ieri sera a Ferrara mi ha fermato e ha detto guarda, sogno tutte le notti che mi rubano la macchina. Fermo la macchina, me la rubano... E poi dopo, alla mattina, quando mi sveglio, dico, ah, voilà, che è un sogno. E ha paura, perché dice, appena la compro, beh, dopo c'è una telefonata, pronto? 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 Siccome deve ancora comprarla l'auto. Per regia, verifichiamo se sotto c'è la telefonata, pronto? No. Vabbè, è saltata la linea. Vediamo un po', Arduino. Eccolo lì, ecco. Vogliamo, eccola, faccia sempre, è sempre più incassato, allegra. Anzi, vorrei pregare la regia se mette su il brano che noi abbiamo usato, La Cupa della Vita. Oh, che e bello. Vedere Arduino come la interpreta. Pronto? Come sente la musica Arduino? Ma sentiamo, signorina, c'è qualcuno al telefono? Può verificare oppure... Pronto? Ecco. Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Che indovinare il personaggio? L'hai indovinato? Indovinare. E Tabaroni. E Tabaroni. E Tabaroni. Ma non so mica se è vero. Andiamo subito a verificare. Va bene. È vero, è lui. Brava, sì. Hai visto? Ciao. No, aspetta un attimo. No, aspetta, non è mica lui. Paolino. Mi ricorda qualcuno che conosco abbastanza bene. È Marco quello. Ah, brava, allora vedi che hai vinto. E cosa ha vinto? Non lo so cosa può aver vinto. Ero io? Hai vinto un saluto? Non ero io. Aspetta, riprova. Riprova a vedere, dai. Riprova, ma chi sa. Allora, sapere? Vediamo un attimo. Allora, pensaci bene, ti diamo un'altra possibilità. Vediamo se, ecco. Chi era il personaggio? Facciamo vedere una foto solo un attimo, eh. Ai. Tabaroni. Fantastico. Da cosa l'hai riconosciuto? Da cosa l'hai riconosciuto? Come hai fatto a riconoscere? Dal berretto. Dal berretto. Ah, ecco, ecco. È vero, dal berretto hai riconosciuto che era Tabaroni. Dai baffoni. Dai baffoni. Dalla faccia no. Qui. Bene, lascia il tuo nome. Ok. Lascia il tuo nome e lui ti manderà a casa la cassetta. Siete favolosi. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, adesso andiamo con Luca Bergamini, il sognatore, poi avremo una cosa, una bella novità da Tabarone che ci presenterà in anteprima italiana la nuova canzone. Eccolo qua. Pronto? 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 Sì? Volevo parlare con i ragazzi. Sono dietro di me. I ragazzi italiani? Io voglio... Volevo due piaceri. Due? Non uno, due. Sì, due. Una canzone di Tabaroni. Ecco, e questo sarà una cosa possibilissima. Ed è una canzone dei Nomadi che lui fa da Dio. E questa è la seconda. Questa dov'è che la prima. Fa lui? Da Dio. E dov'è quel paese? Parlare con dov'è il paese? No, la fa qui se la fa. Tutta la fa qui. La fa qui però, non da Dio. No, da Dio non si può, è troppo lontano dopo calla che stasera deve suonare. Per, no, perché là che si tocca, non ho capito. No, no, certo. La fa qua la canzone. Va bene. Non la fa da Dio. Ho detto che la faccia dove gli pare, basta che la faccia. Certo, beh, ma qua è Tabaroni, qua apposta, eh. E la seconda qual è? Quella con, di parlare con Arduino. Oh, Arduino. Ma qui sono tre le cose. Cioè, tu oggi ti senti a posto?
Oddio, sì, sì. Guardando voi mica molto. Ecco, sai, noi facciamo da specchio, tu pensa a noi come allora siamo messi. Viene fuori quello che viene fuori. Sai, noi fungiamo da specchio. Si può dire fungiamo? Non lo so, guardi, fungo. Guardiamo in avanti, le colline sono in fiore. Oh. Andiamo. Ascolta, no, ascolta, dove sei? Io da Tabaroni voglio una canzone dei Nomadi che si chiama... Fiabe, credo. Sì, beh, ma certo, ma lui è una jukebox viaggiante. Allora, so io che sono. Ci vogliono 100 lire. 100 lire, non le abbiamo. Le messo, aspetta che le ecco Arduino, guarda, ciao. Fai la domanda Arduino, ciao. Ciao, grazie. Mi guardi per il lotto Arduino? Ciao, sì. Ciao. Ma non dalla... Non, non l'hanno canto preso io, per una cosa culturale Arduino. Mi guardi per il lotto? Oh. L'hanno chiamato l'uomo del lotto l'altro giorno, mi sono morto dal ridere. Anche l'uomo della mongolfiera mi chiamano. Autoironia, beh, mi sembra anche ovvia comunque. Gioco? Gioca, gioca. E vai. Però ciao. Ti do una comunicazione. Ciao. Tabaroni. Ciao. Non ha mai fatto la canzone Fiabe. Mai. Cioè, ecco, questo perché uno è informato. Allora, tu. No, no, io no. Io tu? No, io no. Allora, com'è che facciamo? Facciamo si ricorda che... Montagne Verdi? Mi ricordo lasagne verdi. Allora... Adesso andiamo, cari amici, con che cosa? Signorina, vuol sentire chi è oppure le pronto? Stronchiamo la pronto? Carriera? Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Con Paola. No, con Paola? Sì. Mi dica Paola, con chi vuole parlare? Voglio parlare con Arduino. Ecco, un Arduino. Arduino è diminutivo, esatto. Perché è dimagrito. Il piccolo Arduino. Il piccolo Arduino. Arduino, il bel porcellino, eccolo qui. È il nostro genio. Il genio della lampada. Dimmi. Voleva sapere per la salute. La saluta, ecco, perfetto. Ok, ciao. La saluta. Ci vediamo, grazie. Come ti chiami Paola? Grande. Paola. Ti chiami Paola, Paola. Vai davanti al televisore che ti do la risposta. Bene, ho capito Paola, pensa a te. È strano, avevo capito Paola. Invece si chiama? Le colline sono in fiore. È un piccolo, qualche piccolo problema c'è, signor Marco, eh? Ah, sì? Sì, non gravi, ma c'è qualche piccolo problema. Ma perché parla con lei? Non lo so, pensa che io sia Paola. Sì, non lo so. Ma sarà l'effetto serra. Capito? Sì. La Paola ha qualche chiuso. Piccolo problema che si risolve però molto, molto tranquillamente. Va bene. Ho comprato una sciarpa di lana, l'ho comprata bambina per te. Ho saputo che fai la... La sottana? No! andiamo con il video. Queste sono le canzoni che faremo noi in CD. Ho comprato una sciarpa di lana, l'ho comprato bambino per te. Pallide. Questa è bellissima, siamo questa dentro. Cosa è bellissima. Molto carino, sì certo. Ciao, siamo dentro. Gianni Bella cantava Non si può morire dentro. Non si può morire dentro. Perché poi... Pronto? Pronto. Marco? Sì. Chiamo da Cento, ho visto il televideo dei cantanti. Chiama? Da Cento. Da Cento. In provincia di Ferrara. Sì. Ho visto il televideo dei cantanti, però dove c'è scritto per esempio Ferrara, Modena, Bologna, poi c'è scritto festa, ma dov'è la festa? Sono feste. Sì, sono feste, ma in che paese? Non sono specificate le feste, perché molti mettono festival o festa dell'unità, però non c'è scritto... Dov'è il paese dove lo fanno? Allora peggio di prima, perché prima almeno con chi volevi andare a vedere? Sì, dove? Chi volevi vedere? Ma qualsiasi cantante. Ecco, tu, quando c'è scritto festa, sì? È una festa del PDS, dell'unità, del paese, c'è il paese. Allora, quando sono in città c'è Ferrara. Però se adesso non c'è il paese, c'è solo Ferrara. Quando c'è, noi mettiamo il paese. Vabbè. Perché dipende da come stampano loro, sì? Se lei non parla al microfono sembra un pesce. Se lei forse si riferisce alla festa unità di Ferrara, che è proprio a Ferrara. È a Ferrara, cioè, proprio no, a Ferrara. No, perché se n'è una Monestirolo l'11, che lo so per caso. Ma allora, vedi, il problema non è Ferrara, Monestirolo non è Ferrara. Ecco, sì, però... Però se sopra c'è scritto Ferrara, festa, noi mettiamo quella. Capito? Sì, sì, però col programmino era molto più chiaro. lo so, però quello che noi arriva questo. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Bonjour, allora, bonjour. Noi abbiamo preparato che cosa? Niente. Abbiamo preparato niente. Niente. Però improvvisiamo. Quindi, qualcosa. Improvviseremo oggi una canzone che tratta di che cosa? Tratta di due fidanzati
il quale fidanzato porta a casa dai genitori la sua fidanzata a farla conoscere ai suoi genitori. Capita, esatto, ancora. Se lei non tiene il microfono vicino, ecco. Poi dice che non va. Poi non va, dice non va, va al microfono, non va. Noi le faremo da coro. Ah, devo cantarla io. Lei canterà questa. Tu. Eccola qua. Dopo prendiamo la telefonata, grazie. Allora, questa è la canzone. Che bella canzone. E noi facciamo il coretto. Il coretto. Posso partire? Può partire, via con la base. Non c'è, però va bene. Non c'è la base. Però facciamo come un nostro amico. Un, due, tre, quattro. Vieni con me, mia bella. Vieni con me a palazzo. Ti mostrerò il mio caro. Amato genitor. Oh, sei. Vai pure. Non dovete interrompermi quando. No, è lo stesso. Vabbè, però. Vieni con me, mia bella. Vieni con me alla valle. Ti mostrerò le palle. Le rose del mio giardino. Ma mi volete lasciare finire? Trasmissione la... seria. Beh, seria. Lasciatemi questa. Finire la. No, torno a provare. Vieni con me, mia bella. Vieni con me in bottega. Tu mi farai una semplice dichiarazione d'amore. Oh, è subito. Volete lasciarvi finire? Vabbè, però ci arrestano. Vieni con me, mia bella, vieni alla quercia antica, ti mostrerò la fibbia, la fibbia del mio amor. Del mio gilet. La fibbia del mio gilet. Insomma, quando è che riesco ad arrivare in fondo? Adesso. Proviamo. E poi speriamo che sia finita. Vieni con me, mia bella, vieni con me, ruscello. Oddio. Ti mostrerò l'uccello. Gelata del pugnale. Ma basta, con lui non facciamo più niente. Ma no, io non faccio più niente con voi, non sono riuscito a finire. Vabbè, vediamoci il video di Tabarone, che ci mangia a fare stare questo. Ma, pronto? Ma ascoltala qua, perché ciao, non me la sento Renato. Finire? Chi è? Ciao. Ciao, sono la Pina di Carpi. La Pina! Qui. Dove è l'arcana? Quella là, la Viva la Pina! Viva la Pina! Ciao, Pina. Beh, ascolta, ma cosa ti fanno cantare? Come ti fanno cantare? No, è peggio lui, è pane per i tuoi denti. No, è Migliarucci che... No, che Migliarucci? Pietrucci qua, Migliarucci, Pietrucci, è lui che mi fa fare queste cose, ma effettivamente è una bella canzone, se mi lasciavano finire la parola. Dai, ce la canterai in privato quando siamo in poco. In privato, sì, in privato. Facciamo sentire il video di Tabarone. Dimmi tesoro. Mi fai gli auguri che martedì è il mio compleanno? Auguri, Pina, di buon compleanno. Buon compleanno. Facciamo il De Profundis. Compleanno è con due anni. Compleanno. Bene, certo. Andiamo in pubblicità. Va bene, vi ciao. Mando un bacione. Ti mando un bacio, Pina. Ciao. Ciao, ciao Pina. Faccio vedere la Pina. Ale, ragazzi, dai. Questa la dobbiamo cantare insieme. È una cosa che riguarda un po' tutti. Riguarda tutti questa. Vai adesso. Attenzione che si parte. Ma sei fantastico, mi fai morire. Ecco, vogliamo dire cos'è la gnocca? Il motivo
Gli è che piaciuta cos'è? La canzone alla ragazza lì. Ma cosa lì. Fai con la mano lì? Stai fermo. Eccola. Chiediamo alla signorina. Ti è piaciuta la canzone? Pronto, signorina? Cosa chiediamo alla signorina? Cosa mi volete? Lei ci può spiegare dal suo libro dei sogni che cos'è la gnocca? Se uno mi si sogna la gnocca. Io penso di non aver bisogno del libro, però credo che sia succede spesso? Pasta. Sia una... un tipo di pasta? È una pasta che attira, sì. Sì, sì. Sì, sì. In pasta in che senso? Sì. Una pasta che va mangiata ben cotta, condita con... Ben cotte, condite, ben cotte, infatti è un prodotto tipico della bassa bolognese, il gnocco, la gnocca, c'è cioè esatto. Ecco, fondamentalmente è la moglie del gnocco. Esatto. Esatto. Beh, è bello che sopra la gnocca va la pancetta, sì, vero? Quindi sì. La gnocca è sotto la pancetta, è bellissimo! È stata una cosa micidiale. Micidiale, ho capito tutto, guarda. Volta, signorina, no, abbiamo qualcuno al telefono? Che cool tu, no, che è vero, cool, non c'è nessuno al telefono. No, però... Allora, vogliamo rispondere a quel nostro amico di Ferrara che diceva che tutte le notti, oppure spesso, lui sogna che gli rubano l'auto. Ecco, vediamo. E poi si sveglia in preda al panico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è segno di insicurezza e mancanza di considerazione di se stessi. Profonda gelosia verso qualcuno. Ostia. Forse... William! Figlia, sei geloso? Sei geloso? Invidioso? Sei insicuro? Sei insicuro? Chiama il nostro numero e noi ti faremo sicuro. Cosa? Sicuro. Faremo sicuro qualcosa, qualcosa ti faremo. E adesso per rendere omaggio a una grandissima orchestra. Anche se siamo in giugno. Esatto. Andiamo a maggio. Andiamo oh, a maggio. Che maggio! Bella questa. Chiudete Tabaroni, legatelo, perché sennò diventa micidiale. Sì, legate Tabaroni. Gli togliamo la camicia, esatto. Perché poi non si può, si può guardare. Faccia così. Ecco, tenga la camicia così. Maniche. Allora, noi facciamo un omaggio in questo momento a un gruppo che fino a ieri ha visto protagonista anche Paolo. Poi è una cosa. Non è una cosa semplice questa qua, perché se Baggio all'Inter non è stata una cosa. Mi rode un po', signor Marco? Ma un po', insomma, però... Ma io lo capisco, quando ero alla Juve, quando è andato al Bologna, mi sono arrabbiato anch'io. Non lo so, adesso vedremo come... a Bologna, la Coppa del Nonno. La Coppa... Bene! A Torino, troppe pillole dell'Eros ricoverato in ospedale. Ecco, issati. Chi troppo vuole, nulla stringe. Così recita un vecchio detto popolare... Un cinquantenne di Domodossola. Nulla stringe, però ci sta da Dio. Appunto, perfetto. Ecco, questo qua di Domodossola ha preso una dose eccessiva di Viagra, ecco. E ha dovuto fare ricorso alle cure sanitarie. L'uomo che non soffre di impotenza patologica, per il quale il Viagra è indicato, rompeva, ma che forse... le noci di cocco. Esatto, uguale. E insomma, alla fine lui, perché si sentiva insicuro, ne ha prese altre due. Cioè, ne ha prese tre. Ha fatto... E allora, bene. Niente. E si chiamava Yosundur. Yosundur. Yosundur, vero? Esatto. Quello è il nome del tipo. Insomma, alla fine ha avuto una vasodilatazione incredibile, certo, l'hanno dovuto ricoverare. Sì, faceva salto in alto. 90.000 lire a pastiglia. Beh, insomma, ragazzi. Gara di salto con l'asta. Va bene, pronto? Pronto. Pronto? Ecco. No. Non c'è nessuno. Ho preso troppo Viagra. Esatto. Sentiamo Arduino. Arduino? Hai la pubblicità. Arduino? Cosa fa? Sì. Arduino? Dimmi. Stavo guardando i mondiali. I mondiali? I mondiali. Ci fai vedere il giornale? Il giornale? Sì. Stavo guardando i mondiali. Sei qui per lavorare, cosa no, fai? No, fai vedere la copertina, non era quello. No. Sì. Giri? Giri quel giornale. Ecco. Lo giri! È una donna che... Apra quel giornale lì. Schifoso. Cosa sta guardando? I mondiali. Apra una pagina a caso. Apra una pagina a caso. Maniaco petomane. Petomane. Eccolo là. Dimmi. Pronto. Pronto. Ciao Marco, ciao Paolo. Sono ciao tutti. Amica. Da Bologna. Da Bologna? Sì. Sì. Come ti chiami? Volevo parlare con Arduino. Ecco Arduino. Hai visto che leggevi i mondiali, quel maniaco petomane? Sì. C'è i mondiali sul giornale? Ma sì. Dimmi. Aspetta, Luino, io volevo sapere se quest'anno trovavo lavoro. Lavoro? Quest'anno. Lavoro?
Il lavoro c'è, sono i soldi che mancano. Ah sì, manca tutto veramente. Il lavoro, no, si beh, lavora. Se uno si sa appoggia adattare. Che ti dico subito se lo trovi. Ciao. Se uno si sa adattare, ha voglia. Sì, adesso ho capito adattare, cosa sono le borse sotto gli occhi di Arduino. Sono i mondiali. Sì, sono, sono i mondiali. Adesso ho capito cosa sono. I mondiali. Sì che lo trova, alla fine dell'anno, verso la fine dell'anno trova lavoro. E quest'estate? Fammi vedere le mani. Fai così con le mani, eccoli, vedi? Lo sa cosa mette sua moglie Arduino? Arduino ha delle prestazioni a letto olimpioniche. Sì? Nel senso che le fa una ogni 4 anni. Eccola. Questo è bello. Questo è... Allora, bravo Arduino. Caro Tabaroni, abbiamo una telefonata, ma senti, adesso la facciamo prendere la nostra segretaria, che wow. Lei, sentiamo... Sexitaria. Pronto? 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 Sì. Ciao, con chi parlo? Ciao, volevo parlare con Marco e Paolo, è possibile? Certo. Grazie. C'è anche il Taba qui, eh? C'è anche Tabaroni. Mitico Taba. Buona giornata. Ciao, come ti chiami? Ciao, Tabaroni. Buona giornata. Grazie. Buona. Tanto. Sono la Gabriella. Marco? Sì. È possibile scrivere qualche parola ancora sulla canzone? Cioè, sulla vita? Ci mancherebbe altro. Sulla vita? Adesso Paolo la va a prendere. Qual è la frase che vuoi inserire nella nostra canzone? Io volevo inserire, a meno che non ci sia già inserita, ecco. La vita è bella se si ama e se si è amati. Ecco. Certo, ci sta. Abbiamo qualche... Gabriele. In questo momento abbiamo... Qualche problema? No, cioè quando si è amati di solito si mette in due casi. Mm. O perché c'è una grande delusione o perché è nato un nuovo fiore. Mm. Quale la mettiamo? È nato un nuovo fiore. Nuovo fiore, eh? Allora Paolo scrive: la vita è bella se si è amati, se si ama e se si è amati. Dico bene? Sì, benissimo. Gabriella da Bologna. No, d'Argenta Ferrara. Sono la Befana, dai Paolo. La Befana. Ah, la Befana, Gabriella. Sì. Marco, ascolta. Sì? Mi fai un piacere? Cioè, se posso, molto volentieri. Quando fai... Zorro. No, non chiedermi. Mi piaci tantissimo. Non chiedermelo perché gli caccio una pacca. No, ascolta, no. Zorro. Zorro, non io. Cosa c'entro io? Cerca di picchiare più piano, Paolo. Ce ecco, lo rovini. Oggi c'è, sarà il cugino di Zorro. Chi rovini la testina? La? Chi rovina la testina? In che senso? Chi rovina la testina? Mi rovina Paolo. La testina. Sì, ma guarda. Molto sottile, non è bello. Non c'è problema, perché tanto non capisce un... buonasera. Arrivederci. Viagra. Pubblicità. Grazie. Il microfono è quello. Pubblicità. Ascolta! Sì? Ciao, sono io. Oh, ma c'hai mai letto il giornale? La Natalia ha lasciato il marito... Cioè, ma io non ho parole. Ma veramente... Ma stai scherzando? È andata con un altro, ma è nuda sul giornale, ma che schifo. Cioè, ma devi vederla, oh, tutto lì col tetto... Ma dai. Io non ho parole. E poi è giovane il suo nuovo... È più giovane di lei, ma io non... Scusi. Ma veramente, ma dove siamo arrivati? Con chi è al telefono? Con una telespettatrice. Che voleva? Che voleva salutare Tabaroni. Ah, ho capito. Sì, ho mi capito. Ha detto di salutarlo tanto. E quella che c'è adesso qui al telefono chi è? Pronto? Sì, con chi parlo? Con Giovanni, vorrei parlare col signor Tabaroni. È momentaneamente assente. Sì, un attimo che arriva perché si sta mettendo a posto perché deve preparare una cosa molto importante. Dopo sì, presenta. Zorro al telefono non può aspettare. Zorro non può aspettare. Marco, pensaci bene, Zorro. Zorro al telefono non può aspettare. Questa cosa non... Io sogno, te non lo so. Fermo! Scusa un attimo, Tabaroni? 1, 2, 3, qua subito! Microfono, dove l'hai messo? Dov'è il microfono? Lì! Guarda, veramente, sarà l'età che è smemorato, perde tutto! Sì. Ecco, allora, gira il microfono. Eccolo qua. Allora, è acceso? Sì. Tengo io perché sennò tu lo mangi. Prego. Allora, aperto un po' di tempo fa, faccio un po' la storia. Sì. Un po' di tempo fa, io sono venuto a trovarti mentre tu
stavi facendo una serata a Ferrara. Sì, ecco. È la verità. È la verità? Verità. Mentre io ero lì, che mi facevo i fatti miei... È la verità. Tu sei venuto lì da me, dicendomi, in mezzo a tutta la gente, tu domani non riuscirai, o tu, quando ci tu sarà... Tu mi hai detto, chi c'è domani in trasmissione? Sì. Dice, c'è... C'è un signore? C'è un signore. Vediamo chi è, eh? C'è un signore, no. E tu mi hai detto... Lì non ce la fai. Tu con lui non riuscirai a fargli fare Zorro. È così? È così o no? È la verità. Se tu ci riesci, io pago da mangiare a te, Paolo e la regia, e lui. È la verità. Oh. Naturalmente, che cosa è successo? Che comunque il personaggio è venuto. C'è stato anche un giro mafioso, a dire la verità, perché quando è arrivato Luca, io ho saputo... Che Luca? Fonte sicura. Luca, Luca Bergamini, ciao Luca! Dov'è? È il telefono. No, no, non è Luca Bergamini, guardate, è un altro, dopo ti spiego chi è. Ho capito, vabbè. È uno che vuole, sicuramente che deve venire a mangiare anche lui. Questo è chiaro. Che si è telefonato. Questo sì. Comunque eravamo d'accordo, meno persone, siamo già 45. No, siamo sempre in 5. Allora, no, io ho detto, secondo me non ce la vai, perché io pensavo che Luca lo vedeva sotto un aspetto abbastanza... tranquillo, basta. E invece ho capito che Luca invece piace anche lui scherzare alla grande. E come? Solo che c'è stato un discorso, un pizzico di mafia all'inizio. Perché in che tu, senso? Te lo dico io da fonti sicure. Da fonti sicure. Hai pigliato Luca dalla parte che senti Luca. Io non so se te ti piace o no fare Zorro. Però dal momento che c'è in palio una cena, sì, una mangiata, non è vero, è triste, non è vero. Fare no, uno, no, uno sforzino. Ecco, queste sono le tue fonti. Sì. È così? Sì. Perché no, le tue fonti sono sempre attendibili. Sì. Ecco. Va bene. Allora, siccome era attendibile anche che lui non avesse fatto Zorro, sì, le tue fonti ti hanno detto che io ho fatto questo. Cioè, tagliando bene. Corto. Cosa tagliando corto, al telefono c'è Luca Bergamini. Infatti, ciao allora, Luca. Allora, chiediamo a lui se è andata così. No, infatti me l'hanno documentato tutti quanti che Luca ha fatto Zorro. Ecco. E io? E tu hai perso. E? E devi pagare. Infatti. Allora Luca ha telefonato per ricordarti che tu devi pagare. Luca, io sono sono qua. Ciao Luca. Ciao. Ascolta Luca. Ascolta, allora... non c'è stata nessuna mafia, eh? No, comunque assolutamente. No, quando me l'hanno proposto io l'ho fatto tranquillamente. A parte gli scherzi, comunque io pago solamente se veramente c'è da pagare, cioè se vai in un ristorante dove si mangi bene, perché su quello non ti preoccupare, delle piccole ci pensiamo noi. Il sorriso te lo tolgo, non ti preoccupare. Adesso però facciamo una scommessa a Luca. Sì, dimmi. Dici che riuscirò a fargli fare Zorro? Sì, bello. Sì, sì, beh. Allora? Vabbè, Luca, ti aspettiamo presto. Va bene, ciao. Ciao, grazie. Ciao, saluta Luca. Paolo. E così hai perso la scommessa. Ciao, Luca, grazie della telefonata. Ciao. E adesso andiamo in mezzo al mare con l'Alta Marea Borghesi. Alta Marea. E li saluto, ieri sera, fantastica serata. Era pieno dappertutto. Ero qui a Ferrara. Ero qui a Bologna. A Bologna. Borghesi, Alta Marea. Dalla lontana Sardegna, che poi è Italia, naturalmente, questo è normale. Il mago Sky! Ehi, Cubo della vita! Porcastro, sigla! Sigla! Oh! Ecco! Vada, vada! E quando è che il comincia? Cosa? A sigla! Un attimo! Oh, Olbia! Ale, ale, ale! Oh, Olbia! Ale, ale, ale! Sopra, sotto! Uguale! Ale, ale, ale! Uguale! Ale, ale, ale! Complimenti! Contento sono! La sigla è andata bene? Insomma, ecco, io perché non vedevo l'ora di venire. Ecco, e ha preso questo. E l'ho preso più grande del solito. Ho capito. E non vedevo... No, la vede adesso? Sì. E allora giusta? È perfetto. E perfetto. E l'ora di andare a fa? A fa un giro. Un giro. Giro, un giro. Giro. Bene. Allora. Bene. Il mago Sky. Bene. Il ciappinaro che risolve tutti i guai. Ciappino. Oh. Faccio anche mago. Mago. Alla sera per arrotondare lo stipendio. Perché è magro lo stipendio. Lo stipendio è così e io devo arrotondare come Arduino. Esatto. E quindi, non è facile. E non è facile. Non sono miliardario ancora. No. Neanche culatario. Neanche culatario. Presto culatone. Io sanno tutti che io mungo i maschi delle capre.
quelle sopra. Quelle sopra perché le pecore, per fare il pecorino. Oggi mi sembra un po' meno sardo. Oggi sardo sono poco. Perché? Perché sono troppo sotto Olbia. Perché sopra? Sopra si parla invece molto uguale. E quindi diverso sono. Oggi la sento un po' di... come se avesse un po' di francese. Io qua c'ho lima, sega, metro... Sì. Guanti, perché con i guanti, senza guanti si prendono malattie. Esatto. Gravi molto, quindi ho anche i guanti. Bene. Quindi sono molto sano. Cosa l'ha messo a posto ieri sera, ieri pomeriggio? Pomeriggio? Sì. A posto ho messo il bagno. Il bagno. Della moglie di un mio caro amico. Sì. Che lui è andato a... Il cesso della moglie di un suo amico? Appunto, lui è andato a lavorare all'estero, io gli ho messo a posto... E il bagno? Quale? Quale sanitario? Il bidet. E gli aveva il bidet che non andava bene, allora io cosa ho fatto? Ho fatto il bidet! Si può, Sopra o sotto? Ascolta! Dappertutto! Ah! Bravo, sono stato, ho preso un po' di soldi. E... Quanto le ha dato la signora? Un piatto di maccheroni, un bicchiere di vino, buono. Ho capito. Buono vino era. Bene. Allora, sì. Invece ieri sera lei che cosa ha fatto? Uno spettacolo, so. Ho fatto uno spettacolo... Ieri sera, era? Ero fitotecnico, ieri sera... Dove? Spettacolo fitotecnico. Ho capito. Ma in che paese era? Ero a Gambulaga. Gambulaga. Esatto. Che non è Gambia Larga. Esattamente, no. Gambulaga. Gambulaga, un paese qui delle nostre parti. Delle parti dei Cagliari? No, Nuoro. Nuoro. Provincia di Nuoro, sopra sotto uguale, Gambulaga alta, Gambulaga bassa. E che fa? Uguale. Gambulaga al centro. Gambulaga. Al centro. Al centro delle Gambulaghe. Insomma. Esatto, lei era al centro ieri sera. Esatto. Oh, ieri sera ha fatto uno spettacolo di... Sì, ho fatto... Che voglio ripetere adesso davanti a tutti. Che cosa abbiamo fatto ieri sera? Ho fatto sparire la moglie del mio amico. Ecco. Perché poteva parlare troppo, l'ho fatta sparire, l'ho messa là nella barbaccia dove abito contento. Insieme alle capre. Con le mie capre che faccio il pecorino. Con i maschi. Con i maschi. Esatto. Non c'è da ridere, quindi non mi faccia ridere. Perché? Perché lei munge i maschi. Io mungo i maschi, ma già ormai lo sanno tutti, i maschi hanno delle borse. Poco latte. Poco latte, ma buon pecorino. Buon pecorino. E contenti, tutti i maschi contenti. E le donne? Donne arrabbiate. Incaprate. Molto incaprate. Incaprettate. Allora, vogliamo far sparire, far vedere i nostri... Cosa faremo sparire oggi? Una cosa difficile. Molto difficile, di più difficile. Negli attrezzi lì, in tutti gli attrezzi, che cos'ha? Tutti c'è la, lo stagno, le pinzette. Le pinze, i cacciaviti. La spazzola. La spazzola. È perché devo essere molto elegante, molto ordinato. Ah, quando va dentro lei si pettina. Quando vado dentro. Allora, facciamo vedere come... Quando va dentro si pettina. Sì, certo. Fa la riga in mezzo. Faccio sparire... la... Serio sono, porca troia. Faccio la riga in mezzo. Questi replica la capisco. Bene. Allora, spazzola. Eh? Oh. Spazzola. Spazzola sta aumentando l'audience. Sì. Spazzola. Oh. Che metterò dentro questo foglio. Ecco. Questo foglio è. Bella quella. Andiamo, perché ecco, siamo in ritardo, quindi arrotolo la spazzola. Io l'avrei allontanata dalla parte, dell'aria. Opposta. Mi sembra un po' rincoglionito. Rinco, però perché io vengo da sotto Olbia e quindi infatti, sono sotto Olbia e Cigno. Esatto. Cigno sopra? Cosa vuol dire Cigno? Non capisco. Sopra? Sopra è New Rent. E sotto? Cigno Rent è centro. Uguale, al uguale. Centro. Allora? Allora qui c'è la spazzola. Si sente molto bene. La tiene stretta? La tengo stretta. Ecco. Allora, signore e signori, chiedo a questo punto, e mi sposto in qua, togliamo la base sotto per favore, silenzio, perché questo è un momento di alta magia. Il mago Sky... La parola di non ridere che ti... Non devi fare il sardo! Non ridere! Farà sparire la spazzola. Signori, silenzio, mi sposto. La sigla? Grazie. È finita la sigla? Sì. Olè! E là! E questo sì che è il Mago Sky! E chi lo dice di più? Pubblicità! Cattolo. Ah no! Ehi, musica!
Bene, eccoci arrivati col nostro ospite, il mitico Tabarroni. Ospite. Che quest'oggi ci vuole presentare il suo ultimo lavoro, il suo ultimo disco. Ecco. Sì, quello che stiamo poi è già finito. Sta uscendo. Bene. Fra le tante cose che ho fatto, ormai chi mi conosce sa quello che scrivo, quello che faccio, insomma quello che canto, o cose di una certa cultura, oppure cose da ridere, tipo certo. Andiamo da una parte e dall'altra. Quindi si va dalla canzone melodica alla canzone in cui si fa allegria. Si fa allegria. Allora, l'ultimo album che ho fatto, ecco. È la canzone... diciamo così, il cavallo di battaglia che era tuttora Salviamo la Gnoccola, simpaticissimo, e poi chiaramente arriva l'altro album, che invece l'altro album è di cose di una certa serietà, insomma di una certa cultura, esatto. E il titolo dell'album è Ci sarò, che poi fra l'altro è una canzone che è, diciamo, la numero uno di quell'album, che tutte cose, io di quell'album lì ho scritto solo un pezzo che l'ho remixato, l'ho rifatto dopo tanti anni, che è Bologna 2 agosto. Bene. Altrimenti trova dei Guccini, c'è una bellissima canzone di Giampiero Eloisio, sì, che è Venezia, però diciamo che la canzone traino, e penso che lo sia sicuramente, è Ci sarò. Ci sarò, quindi siamo già ormai curiosissimi di sentire questa ci canzone. Sarò, ci sarò, e qui voglio ringraziare Marco, certo. Marco Pietrucci, che mi ha fatto ascoltare questo provino, perché la canzone è sua. Io come appena, solito, Marco. Appena l'ho sentita, mi è piaciuta tanto, perché è un dance, rock dance, cioè quello che si balla, noi l'abbiamo fatto in quella maniera lì, sì. Però il testo è importante, perché ci sta a pieni voti in questo album, perché è una canzone d'amore. E tu mi dirai subito, la canzone d'amore, l'amore è visto, si può vedere in tanti lati, l'amore per un figlio, l'amore per un amico, l'amore per... L'amore è amore, l'amore in generale. Marco lì ha fatto un testo bellissimo, mi è piaciuto perché troppo buono. Veramente, Marco, non voglio dire buono, vabbè, ma è stata una cosa. Io leggendo bene il testo mi sono accorto che non so a chi si riferisse lui, però alla persona. Vabbè, però spieghiamola bene. No, ancora meglio. Io ho sentito il disco Salviamo la Gnocca, e a me è venuto Io ci sarò. Il retroscena, lo spunto vero è stato questo, non cose serie, poi lui salta fuori. Direi una cosa, per parlare di una canzone. Secondo me bisogna prima ascoltarla e poi ne parliamo eventualmente, e sentiamo quegli amici a casa cosa ne pensano. Allora, è un rock dance, se a casa avete voglia di ballare, di muovermi anche le massaglie mentre fanno, alzate a manetta il televisore e vai, sparecchiate con Ci sarò. È una pompa della Madonna, via. Ci sarò, Tabarroni. Ci sarò. Sognerò con te, ragazzo, ci sarò.
ogni frontiera attraversero. Dai retta al cuore quando batte forte, se mi chiami io ci sarò. Sfideremo le idee dei giganti e il mondo di chi tutto può. Vinceranno le storie innocenti di gente comune fatta come noi. Ragazzo ci sarò, se chiami ci sarò e lotterò per te e sognerò con te. Ragazzo ci sarò, se chiami ci sarò. È un tiro, Taba, grande, un questo. Tiro così, grande. No, bravo. Bella canzone, sono accesa. Grazie Marco. Prego, non c'è bravo, di che, Marco. Il conto dopo arriverà. Detto Erpietra. Allora, cari amici, cosa ne pensate di questa canzone? È la prima volta che la sentite, quindi non è facile da digerire subito. No, invece... Un po' di dolce o cassina. Sì. Per i bimbi buoni e quelli cattivi che spingano! Forte! Per esatto. Quanto mi riguarda mi sembra molto orecchiato, invece entra sì. Subito nel cuore. Vabbè, a me è piaciuto molto il testo. Bene, allora adesso andiamo a far vedere ai nostri amici il televideo. Televideo, sai che sì. Cos'è il televideo? Me l'hai spiegato una volta, ma io... Allora andiamo a vederlo, casini, andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Vieni, che andiamo a vedere per i nostri amici a casa che cos'è il televideo. Col tuo bacio d'amore in catena, tu m'hai preso così. Ecco qua! Oh, è come dire in questo momento di questo momento davvero di riflessione. Bisogna riflettere. Bisogna riflettere su quello che stiamo facendo, su come stiamo vivendo. Quindi bisogna fare una c'è cosa. C'è poco da ridere. Prima di parlare. Ecco. Bisogna guardare che il cervello sia inserito. Esatto, e qui c'è poca gente che lo fa. Nessuno. Nessuno. Ed è bello per quello. Perché siamo in presa diretta. Siamo in presa diretta. Presa diretta. Bella questa. Signore e signori, con vero piacere. Che oggi ci è venuto a trovare da lontano, non so dov'è che abita. Io sono rimasto ancora a vero piacere, cioè, con vera preoccupazione. Oh. Preoccupazione. Il nostro eroe metropolitano, l'eroe di tutte le aree. Che dà ai ricchi per tenerselo a lui. Esatto. Che prende agli altri. Ai poveri per tenerselo sì. Lui. Esatto. Zorro! Che beve quindi ai ricchi. Ho sbagliato perché dice Zorro. Là sulla duna, quando brilla la luna. C'è il nostro eroe Zorro, che lascia il suo segno, una Z a che degno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, lui lancia la vita segreta. Zorro, il segno suo è la Z. Il salame del maiale. Cos'è? Vieni. È qui. Zorro. Zorro. Sì, io sono il nonno di Zorro. Zorro, hai messo... I capelli, vedi quello dei capelli. C'è il codino. Aspetta. C'è il codino fuori. Sono il nonno di Zorro. Dunque,
Vedo che comunque Zorro, è la spada. Tu sei il fratello di Zorro. Come vieni parente te? Il fratello brutto di Zorro. Io sono lo zio di Zorro. Lo zio di Zorro. Noi siamo partiti, cioè i Zorrischi. Zorrischi, una famiglia, una casta proprio russa. I Zorrischi, i Zorrov, chiamali come ti pare, esatto. Cioè di antiche tradizioni proprio. C'era il mio bisnonno. No? Bene, ti vedo, sei un po' diverso. Comunque. Sono partiti con la spada e sono già arrivati al salame. Sono arrivati al salame, bene. Allora, comunque tu come il tuo fratello, zio, cos'è? No, io sono lo zio di Zor, dell'ultimo. Tuo nipote, allora? Sta facendo le prove. Sta facendo le prove, sì. Della banana. Per zorare ancora, okay. Dopo. Mi piace molto la tua spada, è poi vedrai. È una spada country. A dire la verità Sei timido? No, a dire la verità volevano darmi un prosciutto, però non... Il prosciutto, vero, non è molto esatto. Ho provato e non... È molto più pratico il salame. Bene, allora noi sappiamo benissimo, tu sai benissimo che tuo nipote viene qua, sì. Per raccontarci ogni tanto delle storie. Delle storielle, sì. Storielle che lui vive di prima persona e so che tu hai visto un litigio fra chi? A casa mia, proprio. A casa io abito in, cioè noi abbiamo i noi Zorri, vigna, noi no, abbiamo anche una fattoria, noi Zorri. Sì, Zorrischi. Zorrischi, abbiamo la via. E allora ci siamo accorti, c'era abbiamo un maiale e un asino. Esatto, tu cosa fai, l'asino o il maiale? No, abbiamo un maiale e un asino. Sai che litigavano sempre due giorni perché il somaro sempre lavorava come un pazzo, no? Certo, come un somaro. Il maiale, come Paolo. Come me. Come Paolo. Allora, il maiale stava lì che non faceva praticamente mangiava, beveva, si faceva tutto bello così fin tanto che fai conto di vedere, Marco, tutto leccato, tutto sì, lì, sì, e sì. Invece Paolo sempre no, il somaro lavorava come un pazzo, sì. E un bel giorno si è arrabbiato molto. Ha preso, l'ha guardato e gli ha detto chi? No, il somaro. Il maiale prendeva in giro il somaro. E diceva, il somaro. Tu lavori sempre. Il somaro si è arrabbiato. Perché no, si è arrabbiato il somaro con il maiale. Questo non si capisce neanche tra tre repliche. No, sai cosa gli ha detto alla fine? Allora, no, il maiale prendeva in giro il somaro. Diceva, tu lavori sempre, io sto qua. No. Allora non va bene. Allora, l'asino, il sì. Somaro, si incazzava col maiale perché non faceva mai niente. Certo, è ovvio. Il maiale, ascolta, esattamente come dicevi te, certo. Diceva, prendevi in giro il somaro perché lavorava. Certo, certo. È così, no? Certo. Non lo so, fa te. Comunque, per finirla, a un certo punto aspetta un attimo, il somaro, guarda il maiale. Aspetta, io non ho capito una cosa, allora, il somaro guarda il maiale. Sì. Poi? E gli dice... Caspita! Caspita! E con punto esclamativo, sì. 2, 3, mettici quello che ti pare. Ma tu non sei quello dell'anno scorso. Perfetto. Bella, è venuta bellissima. È bello, no? Scusa un attimo. Che bello. Una tragedia metropolitana. No, è bello. Cioè, dai, questa era una cosa provata da mille una notte, sei riuscita a rovinare. Allora, facciamo così. Questa... lo teniamo noi in... Perché gli togliete la spalla? La mettiamo in cantina. Lo mettiamo in cantina. Quando torni ti diamo la pelle. Esatto. Adesso, cari amici, quanti anni hai tu? Zorro. Sì. Quanti ne hai? Anta. Quanti? Ho passati gli anta. Quanti? 150. Ne ho 50 fra poco. E alla tua età fai ancora Zorro? Chissà a casa come saranno contenti. Sai i tuoi nipotini? Io spero solamente che non siano la visione. Sì, ci sono tutti. Ricordati che il fallimento è sempre in pubblico, il successo in privato. Tu hai annunciato precedentemente che io oggi venivo qua. Avresti fatto Zorro. Grazie. No, ecco qua, guarda. Grazie. Che bella figura. Grazie. Quanti anni hai? 53. E fai Zorro? Stai sciogliendo la mascherina col sudore. Va bene. Cari amici, salutiamo i nostri amici Arduino, che ci ha tenuto compagnia da su Arduino. Ci siamo. Ciao e ci vediamo lunedì, la nostra carissima impiegata Giada, che non si fa mai fatti suoi. Assolutamente no. Assolutamente. Ecco, la vuole salutare Giada, vuole farci sentire la sua preziosa voce. Certo. I suoi polmoni. Avete finito? Stai zitto, Tara, per cortesia. Ecco. Ciao a tutti.
Ecco, ecco. Ci vediamo domani. Si sente? Si sente, si sente. Complimenti e si ricordi che Montagne Verdi è sempre un balcone fiorito. Urla, la ringrazio. Urla. Mutande Verdi. Ecco Barroni, ti ricordo. Allora, noi per finire la puntata di oggi, che è una puntata un po' anomala perché lui è arrivato alle 11.20, lui alle 11.25, il che si prova tantissimo in queste puntate, dobbiamo dirlo. Ecco. Sei offensivo? No, anomala, è solo che lui è riuscito anomala a rovinare la canzone, lui è riuscito a rovinare la storia. E allora noi vi diamo appuntamento a lunedì facendo che cosa? Facendovi risentire la canzone dell'inizio. Oh. Sì. Possiamo anche togliere questo, che tanto la brutta figura l'hai già fatta, non c'è bisogno. Tabba. Rimani proprio così come sei. Posso salutare i miei nipoti? Così come sei! Oh, tolgo anche la mascherina che mi fa sudare. Stavi meglio di Posso salutare i miei nipotini? Eccola qua. È uno scherzo, bambini. No, no, è così davvero, cioè il problema no, è così. No, è proprio così. Allora, manca pochissimo. Vogliamo ricordare i tuoi appuntamenti questa sera, dove sei? A Ferrara. A Ferrara, alla Festa, piccola media industria, Unità, dove ci saremo anche io e Paolo questa sera. Ecco, andremo a trovare Tabaroni e con Tabaroni ricanteremo la canzone per intero che, che abbiamo fatto stamattina. Esatto, però per intero, per intero. Per intero. Per intero. Noi vi diamo appuntamento a lunedì. Lunedì a che ora? Alle 11:30 fino a luna. Tu non vieni, cioè ancora per due mesi ci disintossichiamo da Tabaroni. Esatto, esatto. Io credo che dovrò venire presto perché a regola delle pressioni per quella mangiata famosa dovrò intervenire molto ciao presto. Ciao a tutti e sigla, a lunedì. Ciao. Ciao. Italia in musica e vai. Stai zitto te. Italia in musica.